Buongiorno, il giorno dopo la partita tra il Milan e il Napoli ci sono due cose che mi fanno veramente... Sapete che i video in auto sono quelli importanti, quando c'è qualcosa di importante si fa il video on the road. Oggi è un giorno importante perché oggi metteremo in chiaro alcune cose, alcuni aspetti che ieri sono emersi attraverso alcuni vostri commenti, ma non solo, perché sul web ho letto delle cose che mi hanno veramente fatto accapponare la pelle, mi hanno fatto pensare che l'opera di distruzione del milanismo e l'opera di rogo della storia del Milan e di ciò che noi rappresentiamo, siamo e dovremmo essere, è completa da parte del nostro, della nostra proprietà. Una proprietà assente, una proprietà ingiustificabile, che non prende decisioni, che non fa niente, che non parla, che non dice nulla. Ma il problema grosso non è lì. Il problema grosso siamo noi. Anzi, il problema grosso siete voi, non noi. Io una visione ce l'ho. Molti hanno scritto che, tutto sommato il Milan ieri ha giocato bene. Ora, se voi pensate davvero che il Milan ieri abbia giocato bene, abbia giocato una partita nella quale meritava più di quello che ha raccolto, secondo me fate un danno alla squadra. Fate un danno alla squadra, perché continuate a creare giustificazione, alibi e aspettative che purtroppo ieri abbiamo scoperto non esserci. Ieri Milan non ha giocato una buona partita, ieri Milan ha giocato la partita che avrebbe giocato il Milan di Montella. Ve lo ricordate il Milan di Montella? Anche il Milan di Montella faceva alcune partite che, accidenti, non era proprio il caso di perdere, perché la buona volontà, la foga. Ragazzi, il calcio non è foga, il calcio è organizzazione, il calcio sono schemi, ripetizioni, idee chiare e poi anche giocatori, naturalmente. Per quanto possa essere sembrato un atteggiamento remissivo, il Napoli ha giocato meglio di noi. E sapete perché? Perché aveva un piano gara, l'ha seguito, l'ha messo in atto in maniera chirurgica e si è portato a casa due punti. Piace, non piace, e chi se ne frega, nel senso, a fine anno restano le prestazioni comunque di carattere e volontà o restano i punti che si fanno per andare a prendersi un trofeo? Vabbè, si dirà, noi abbiamo la coppa del bilancio. Non ho sentito per fortuna tanti tifosi esultare per questa cosa in questi giorni, e questo mi fa piacere, perché evidentemente comincia a esserci un po' di sano realismo anche rispetto a questa situazione. Però quando sento il nostro allenatore che dice che abbiamo giocato una buona partita e di qualità dopo il gol subito, io onestamente davvero, cioè, alzo le mani e mi arrendo. Non ne posso più, non ne posso più di questi mediocri che inneggiano alle sconfitte come se fossero vittorie, che parlano di bella prestazione dopo aver perso 2-0 in casa col Napoli. Non se ne può più, davvero. Ragazzi, io voglio bene a Fonseca, fa quello che può, è un allenatore di medio livello, lo sapevamo, non può inventarsi nulla, non può fare quello che vuole con la nostra squadra. La nostra squadra è una squadra che ha anche dei valori, ma che in questo momento sono proprio un po' tarpati e un po' sta venendo alla luce tante cose che l'anno scorso si erano così diciamo truccate con un colpo di fard per via di una stagione dove tante squadre hanno toppato il campionato e dove noi ci siamo ritrovati secondi in classifica con un distacco abissale dalla prima ad essere i migliori dei normali. Cioè, vedete, tutta questa cosa qua è tutta roba di mediocri. E allora, se dobbiamo essere mediocri, accettiamolo e non arrabbiamoci più. Allora, adesso siamo ufficialmente, come, con tutto il rispetto, ma siamo come la Fiorentina, siamo come la Lazio, siamo come la Roma, siamo come, no, neanche come l'Atalanta, perché quelli vincono. Siamo in quella dimensione lì. È questo che Red Bird vuole? È questo che Red Bird vuole, cioè vuole togliere completamente qualsiasi tipo di ambizione per fare i suoi affari, le sue cose, eccetera? Non lo so. Non lo so, avrete letto sicuramente del bond che Jerry vuole emettere per cominciare a restituire i soldi ad Elliot. Io credo che, grazie a Dio, l'avventura di Red Bird non durerà ancora molto, questa è la mia sensazione, poi magari mi sbaglio, ma grazie a Dio almeno ci toglieremo, ecco, un impiccio. Dopodiché quale l'impiccio che arriverà non lo so, ma l'augurio come sempre è di finire sì in mano ovviamente a un altro fondo, qualcuno, ma almeno qualcuno che abbia, ecco, guardate, arrivo a dire nemmeno più a cuore il Milan, non voglio nemmeno che abbia a cuore il Milan, voglio che abbia però l'intelligenza, l'umiltà e il cervello
per mettere persone capaci a guidare la nostra squadra, per cercare di ridarci una dignità che stanno cercando di portarci via. Perché questa società è una società totalmente inadeguata, che ha costruito quello che abbiamo visto, che ha preso le scelte, che ha fatto le scelte che abbiamo visto, che in 2 anni è riuscita a smantellare tutto il lavoro fatto precedentemente e in più anche con una certa dose di arroganza e una certa dose di presunzione. Le peggio cose nel calcio, ma nella vita in generale. Prima i risultati e poi eventualmente ti gonfi il petto, non il contrario. Sono riusciti davvero a fare un lavoro, un pessimo lavoro. Hanno smantellato una squadra dicendoci che doveva essere assolutamente cambiata perché non andava bene, quindi buttando nel cestino il lavoro di chi c'era prima, che aveva comunque portato, lo ricordo, uno scudetto e una semifinale di Champions League. Quando questi signori porteranno uno scudetto e una semifinale di Champions League, vi svelo già una cosa, tappatevi le orecchie se non volete spoiler, fatto, non ci riusciranno mai, però nel momento in cui dovessero farcela, allora potrebbero in qualche modo riferirsi a quelli che c'erano prima, perché sennò tu resti sempre meno di quelli che c'erano prima. Al di là di questo, tornando al discorso del campo, un'altra domanda che mi è arrivata è: ma perché non l'abbiamo preso noi Conte? Oh ragazzi, ma certo che ci avete la testa come una noce di cocco, ma porco Giuda, ma adesso venite fuori a dire questa cosa? A parte il fatto che è una domanda che veramente non ha nessun senso, perché vuol dire che voi proprio le cose del pallone non le seguite, perché come potete immaginare che una proprietà come Redbird, che ha cacciato Paolo Maldini e che ha preso solo figuranti e mestieranti di altre cose, possa prendere un allenatore che pretende, esige, vuole competere, vuole vincere e rompe le scatole come Antonio Conte? Cioè, ma voi mi dite, ma che razza di ragionamento è il vostro? Ma io non vi capisco certe volte, davvero. Mi sembra di parlare con gente sbarcata all'improvviso con Mork. Mi sembra di parlare con Mork. Gente arrivata su un uovo da un altro pianeta. Ma perché il Milan non ha preso Conte? Ma se il Milan non ha preso neanche un centravanti, un terzino sinistro di riserva, un centrocampista, un equilibratore sulla destra, un allenatore serio, perché il Milan non ha preso Conte? Ma voi state scherzando. Questi tirano al centesimo per ogni cosa, fanno una campagna stampa vergognosa su ogni cosa pro loro, e io devo sentirmi dire perché non hanno preso Conte. Ragazzi, cioè, veramente, come recitava quel cartello appeso nel negozio di mio papà, prima di attivare la bocca, accertarsi che il cervello sia inserito. Ragazzi, perché Milan non ha preso Conte? Ma pensa un po'. Detto questo, cosa ci possiamo aspettare? Insomma, niente. Ci possiamo aspettare che adesso i giornali ci raccontano, oggi la Gazzetta dello Sport ha superato ogni limite della decenza, scrivendo che un allenatore deve essere bravo. Oh, guardate questa roba, a me stamattina mi ha fatto, io non so come ho fatto a fare la rassegna stampa, perché questa cosa mi ha fatto venire una tale quantità di bile che avrei dovuto riversarmi per terra tenendomi la pancia così. Ragazzi, la Gazzetta dello Sport ha scritto, andate a ascoltare la rassegna stampa, leggo il pezzo, lo trovate anche nel gruppo WhatsApp, iscrivetevi al gruppo WhatsApp, così vi viene l'ulcera. Noi facciamo un'ulcera di gruppo, poi quando siamo in 5-6 andiamo a farci operare tutti nella stessa clinica e ci fanno lo sconto. Allora, la Gazzetta dello Sport, no ma incredibile, ha scritto che un bravo direttore d'orchestra, non riesco neanche a dirlo perché mi viene un nervoso, che poi comincerei a dire parolacce anche qui come ho detto ieri sera nel corso della diretta e me ne scuso, ma sono momenti di grande trasporto per me. Ha scritto che un bravo direttore d'orchestra è quello che valorizza i suoi elementi, non che li mette in panchina. Ma che cazzo stai dicendo? Avete passato 15 giorni a dirci che Leao fa schifo, che è il peggior giocatore del Milan, che senza di lui si gioca bene, con lui si gioca male, e adesso viene a raccontarci che Fonseca non è stato in grado di valorizzarlo perché l'ha messo in panchina nella partita col Napoli. No, ma è una cosa incredibile. Cioè, ragazzi, poi capite perché un minimo, perché io ho più credibilità di loro? Lo capite perché? Scusate, adesso non voglio attribuirmi meriti, però almeno io sono coerente con la mia idea, cioè sono sempre andato avanti pensando una cosa e dicendo quella, non dicendo poi all'improvviso che
Leao fa schifo, deve essere venduto. E questi all'improvviso che gli fanno una giravolta, perché adesso io ve lo dico già, perché io li anticipo, sono talmente prevedibili che se fossero numeri del lotto io sarei già miliardario. Vi dico già che cosa succede, adesso cominceranno a rompere le scatole a Fonseca. Adesso tornerà Fonseca sul banco degli imputati, ve lo dico io, perché questi qui, i nostri dirigenti, devono remenare tutto perché non si attribuiscano le responsabilità, chi le responsabilità di questo scempio ha. Ah, ragazzi, 14 punti in 9 partite, 14 punti in 9 partite e 3 punti su 3 partite in Champions League. Sì, si dirà, abbiamo giocato contro le squadre forti, perfetto, però ragazzi, 14 punti su 27. Quindi questa è la situazione. La situazione è grave, ma non è seria, ovviamente, perché non c'è nessuna... Adesso vediamo, perché poi non c'è nessun interesse. Vediamo cosa succede, perché credo che, ripeto, adesso Fonseca tornerà sulla graticola, tornerà ad essere il capo espiatorio, perché c'è bisogno sempre di qualcuno, no? Perché la colpa non può mai essere di chi la colpa ce l'ha davvero, ma deve essere sempre di quelli sotto, a turno, Ibra, che non è dipendente Milan, ed è Redbird. Attenzione a queste lotte che arriveranno, attenzione, perché non sono io un veggente e non sono nemmeno uno che ha un particolare intuito. Sono prevedibilissimi, sono un libro aperto, lo sapete meglio di me che cosa faranno. Adesso Fonseca tornerà sul banco degli imputati, perché abbiamo massacrato i nostri giocatori, no? Quindi svilendo completamente protagonisti di un campionato che questi non vinceranno mai, perché non lo vedranno mai neanche col binocolo. Quindi abbiamo messo in cattiva luce Teo, Leao, eccetera, e abbiamo esaltato Fonseca e il suo gruppo e l'unità. Questo va in conferenza stampa e dice che ha visto una buona partita, un buon Milan che crede nello scudetto e che ha visto dei passi avanti. Cioè ragazzi, qua bisogna chiudere tutto prima di sempre. Bisogna chiudere tutto, perché non è possibile una cosa del genere. Questo è un distacco totale dalla realtà, e quando si arriva a questi livelli vuol dire che la stagione è andata veramente a remengo, e la stagione è andata a remengo, perché è già andata a remengo. 14 punti in 9 giornate e nessun segno di miglioramento, solo azioni individuali, solo calcio individuale, solo scelte personali dei giocatori che ci risolvono i problemi. Il povero Fofanà lasciato in mezzo al campo a fare tutto lui, a correre a destra, a sinistra, a non sapere raccapezzarsi, in quale modo, eccetera. Coppie difensive centrali cambiate ogni partita, non abbiamo un terzino sinistro, il Terracciano è un giocatore che, mi dispiace, non può stare al Milan, Musa è un giocatore che non può stare al Milan, Loftus-Cheek è un giocatore che non può stare al Milan. Cioè ragazzi, ma di che si ragiona? Abbiamo un centravanti che gioca a 35 metri dalla porta. Ma questo è calcio per voi? Cioè il Milan ieri ha giocato bene? Se sì, alzo le mani davvero.